Questo incontro qui in prefettura per i dipendenti dell'Abramo è un'apertura, è un segno di speranza o siamo sempre nella stessa situazione? Beh, ha iniziato a chiarire quali saranno i prossimi passi e il piano sostanziale da parte dei commissari. Chiaramente questo piano va approvato da parte del Ministero, quindi siamo in attesa dell'approvazione. E diciamo che hanno ipotizzato due strade, una che è quella della cessione dell'intero complesso aziendale, che è quella che può salvaguardare meglio il lato occupazionale, e l'altro, l'ipotesi B, di iniziare a cedere alcune partecipazioni per poi procedere in fase successiva, diciamo, alle soluzioni da trovare. Noi abbiamo chiesto essenzialmente e principalmente la ricollocazione di lavoratori dell'area di staff, affinché, diciamo, l'azienda sia pronta per eventuali passaggi sia in caso di cessione che di clausole sociali. Abbiamo detto pure che il grande interlocutore su cui deve intervenire il Ministero a livello politico è TIM, e quindi là è il nodo della questione. Se TIM garantisce il lavoro e dà qualcosa in più, le prospettive sono positive, altrimenti dovremo fare conti con situazioni certamente non eccezionali. Abbiamo posto un altro problema, che è quello delle delocalizzazioni, cioè il lavoro all'estero va riportato in Italia, risolverà tutta una serie di questioni occupazionali, non solo per Crotone, ma per molte situazioni in Italia. Fabio, quando parliamo della società di Abramo parliamo sempre di una crisi che è emersa in maniera molto forte e i dipendenti non hanno mai avuto risposte positive. Beh, i dipendenti dopo 2 anni di assenza e distanza istituzionale oggi si aspettavano 2 risposte importanti, una dal punto di vista procedurale, quindi da parte dei commissari, su un'accelerata di quelle che sono le insinuazioni al passivo e quindi al recupero dei crediti, che procedono con una tempistica che, se rimane tale, ci vorranno degli anni. L'altra invece, il segnale più importante che oggi doveva arrivare finalmente con l'ascesa in campo del Ministero, era quello di un impegno politico vero, nel senso quello di mettere insieme le parti, Telecom, i players più sani nel mercato dei contact center, avviare un processo di riforma che renda più interessante il mercato italiano rispetto alle operazioni di esternalizzazione che ci sono. Insieme a degli strumenti di sostegno che può mettere in campo il MISE, si può rendere più interessante, più intrigante l'acquisizione dell'intero complesso aziendale e quindi la salvaguardia di tutti i livelli occupazionali. Ricordiamo anche gli organi di staff e i collaboratori. Quindi dalle parole ai fatti ancora non siamo passati. Prendiamo atto che c'è finalmente un interessamento. Chi gestisce le operazioni di strategia del Ministero dello Sviluppo Economico, quindi contiamo nell'impegno del Vice Ministro. Siete soddisfatti di questo incontro? Beh, lo consideriamo un passaggio interlocutorio, sicuramente ancora è presto per valutare, diciamo, le buone volontà espresse al tavolo, sicuramente abbiamo lamentato che i tempi sono eccessivamente lunghi e quindi qua dobbiamo un po' stringere su questo tipo di situazione. Vediamo i prossimi giorni, vediamo il piano, vediamo le cose. Al momento, come dire, non siamo pregiudizialmente contrari, ma aspettiamo i fatti.